Eccoci di nuovo in diretta con il nostro Instant Focus. Come abbiamo anticipato prima della pausa pubblicitaria, dedicheremo questo ultimo blocco allo sport. Beh, parliamo innanzitutto dell'attualità sportiva, perché sono naturalmente in corso i mondiali di Qatar. Lo facciamo proprio andando a vedere la home page della Gazzetta dello Sport, dove compaiono alcuni protagonisti. Beh, innanzitutto Mbappé nell'Olimpo, che a 23 anni ha superato, insomma, veramente dei miti dello sport come Maradona, CR7 e Ronaldo il fenomeno, addirittura Messi. I numeri dicono che nessuno aveva fatto alla sua età quello che ha fatto appunto il fenomeno della Francia. Ma non solo, in primo piano anche Livakovic, il portiere della Croazia, che insomma con le sue parate ha consentito il passaggio proprio della nazionale croata ai quarti contro la Seleção, e che ha un idolo naturalmente, Iker Casillas, uno dei portieri più famosi di tutti i tempi. Si sta parlando naturalmente, ecco, in questo caso di grandissimi campioni, proprio di stelle a livello globale del calcio, stelle che appunto sono in Qatar per il mondiale. Ma ci sono anche altri fuori classe, magari meno noti al grande pubblico, ma che hanno comunque qualcosa da insegnare dal punto di vista umano e dal punto di vista proprio dei valori sportivi. E ne parliamo insieme all'ospite innanzitutto che mi ha raggiunto qui in studio, ovvero Federico Meda, che saluto e che ringrazio. Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato. Che è autore di un testo appunto fuori classe, eccolo qua, lo vediamo, lo inquadriamo, 15 storie di sport per ispirare gli adulti di domani. E andremo poi, ecco, nel dettaglio a vedere naturalmente le singole storie, alcune molto particolari, molto belle, anche se abbiamo detto magari non note, così note al grande pubblico. Ma questo è un testo fatto naturalmente non solo di parole, di racconto, ma anche di illustrazioni e di immagini. E a questo punto io chiamo in causa la coautrice, l'illustratrice del testo, ovvero Serena Mabiglia, in collegamento con noi. Serena, bentrovata e buongiorno anche a te. Buongiorno, grazie dell'invito. Bene, grazie a voi naturalmente per essere intervenuti. Io partirei, ecco, innanzitutto da Federico. Abbiamo detto, ecco, 15 storie di atleti che appartengono in realtà a discipline molto diverse. Si va appunto dalla lotta greco-romana al surf, al ping pong, al pattinaggio artistico. Davvero, ecco, ce n'è un po' per tutti i gusti. Ma ti chiedo innanzitutto da dove nasce questa idea, ecco, di dare spazio a queste storie di questi atleti che sono in grado di ispirare le nuove generazioni e di dare un messaggio positivo naturalmente anche per il futuro. Ma sicuramente nella industria libraria per l'infanzia in questi anni abbiamo visto diverse pubblicazioni simili, magari erano donne che possono ispirare le bambine, gli adulte di domani, insomma c'era un po' questo 50 artisti che possono aiutare i bambini a crescere meglio. Insomma, avevamo idea con l'editore, che era Omitali, che sono due ragazzi di Berlino, Barbara e Marco, cercare di fare qualcosa sullo sport. Loro non avevano nulla in catalogo sullo sport ed erano anni che cercavano di fare un progetto insieme, e io avevo iniziato a farlo, ma non avevamo un po' chiara la linea che dovevamo seguire. E poi abbiamo trovato questa idea di trovare dei grandissimi campioni, perché poi sono tutti campioni, che però hanno fatto qualcosa di molto speciale. E devo dire che abbiamo selezionato delle storie che non sono proprio così mainstream, perché ci sembrava un po', come dire, banale prendere Michael Jordan e focalizzarci su qualcosa che avesse fatto di diverso dal segnare tanti punti e vincere tanti anelli NBA. E così abbiamo cercato un po' certosinamente di scandagliare ogni epoca e tanti sport, mettendone anche un po' diversi, perché così riuscivi anche a mappare tutto il mondo. Alla fine sono 15 diverse discipline, 15 paesi diversi, forse ci sono un paio di statunitensi, e poi sono rappresentati tutti i continenti e anche le Paralimpiadi, con una delle storie che ti è piaciuta di più, che è questo Ibrahim Mbappé che riesce a giocare con la racchetta in bocca. Insomma, ci siamo molto impegnati per cercare delle storie molto significative che uscissero un po' dal seminato, perché sennò l'effetto già visto era quello proprio che non volevamo quando uno prendeva in mano la pubblicazione. Chiaro, chiaro. E sì, poi ovviamente entriamo nello specifico e parliamo anche delle singole storie e dei singoli protagonisti. Comunque, insomma, possiamo dire in linea generale che ancora una volta lo sport si conferma proprio una grandiosa macchina, ecco, generatrice proprio di storie, di esempi e di valori.
valore naturalmente, ecco, tra i grandi, ecco, delle varie discipline, ma anche appunto tra coloro che magari non hanno il palcoscenico del mainstream, come l'hai definito tu, e che pure invece qualcosa di importante l'hanno fatto. Prima, ecco, di addentrarci poi nelle singole storie, torno da Serena per chiederle innanzitutto, ecco, come è nata questa collaborazione con Federico, che cosa ti ha spinto ad accettare questo progetto? Il nostro tramite per entrambi era Raw Metallic, quindi io avevo già collaborato con loro per un precedente libro, e quindi quando mi è arrivata questa proposta l'ho trovata subito interessantissima, primo perché non mi ritengo per niente sportiva, però sono affascinata dalle storie di sfida, di sport, ma anche dalle storie personali, e quindi questo libro raccoglieva un po' entrambe le cose, e mi sembra sempre interessante poi spingersi un po' oltre quello che è sono i propri interessi o il proprio conosciuto, ecco, e quindi andare sempre un po' oltre, e quindi la collaborazione è nata così. Ecco, è interessante questo lato, insomma, che tu non sia una grandissima appassionata di sport, ma evidentemente, ecco, qualcosa nelle storie di sport lo troviamo sempre, perché quando, insomma, cerchiamo degli esempi positivi, esempi naturalmente di resistenza, di forza, anche di così resilienza, come si dice adesso, sicuramente, ecco, li troviamo proprio all'interno del mondo dello sport. Resto da te, Serena, per chiederti se per l'illustrazione di questo libro hai utilizzato qualche tecnica particolare. Ma tutti i miei disegni nascono prima di tutto su carta, cioè non potrebbe essere proprio altrimenti, e quindi con diverse tipologie di matita, carboncino, a volte acquerello, acrilico, dipende un po' da quello che sto cercando. E dopodiché passo sempre al digitale, che però è un digitale che rimane sempre molto manuale. Infatti il mio uso della matita digitale è lo stesso, il medesimo che uso sulla carta, quindi di fatto cambia solamente il mezzo, ma poi la pastosità, il grezzo, le cancellature, le sfumature, le sovrapposizioni rimangono le stesse, quindi cambia proprio il supporto, il materiale, però di fatto il mio modo di procedere è sempre lo stesso, e quindi è come se non ci fosse più differenza tra il cartaceo e il digitale, e mi piace questa mescolanza di tecniche che non si capisce dove inizia una, dove finisce l'altra, e mi piace sempre che ci sia contaminazione, sovrapposizione. Eh certo, anche perché appunto, ecco, quella del, diciamo, connubio appunto tra l'arte classica, definiamola così, e quella digitale è una ovviamente delle caratteristiche poi dell'evoluzione di oggi. Torneremo naturalmente a parlare del connubio arte sport, ma dobbiamo lasciare spazio a Federico e alle sue storie. A partire, io ovviamente ho dato questo suggerimento proprio dall'egiziano Ibrahim Amadou, che è un fenomeno perché gioca a ping pong addirittura con la bocca. E se andate a vedere su YouTube trovate queste sue immagini delle competizioni paralimpiche, che sono commoventi proprio, ecco, per la forza, la costanza, la determinazione nel superare quello che è un gravissimo handicap. Sì, Ibrahim ha perso in un incidente di cui si sa ben poco, quando aveva 10 anni, le braccia, e inizialmente era ovviamente disperato, e poi ha trovato, grazie anche alle persone che ha avuto vicino, la famiglia è servita tanto in questo percorso di ritrovare se stessi, lo sport come un veicolo di riscatto sociale. Inizialmente giocava a calcio e poi però ha scoperto che il ping pong, per via di una discussione avuta con degli amici, e lui faceva l'arbitro durante una partita, diede ragione a uno dei due contendenti, e l'altro gli disse: ma cosa vuoi saperne tu che sei senza braccia e non potrai mai giocare a ping pong? E lì gli è scattato qualcosa in testa e ha iniziato ad allenarsi come un forsennato per trovare un metodo per giocare senza le braccia. Inizialmente, avendo lui in parte di, diciamo, moncherini, anche se scusate la terminologia non proprio tecnica, ha cercato prima sotto l'ascella di tenere la racchetta, ma non era funzionale, e poi trova questo sistema con la bocca. Diciamo che è il primo esempio di un giocatore di ping pong che riesce a giocare con la bocca.
E lui per anni si è allenato soprattutto per il servizio, perché ribattere la pallina con la racchetta con la bocca, diciamo, era quasi più semplice. E poi infatti lui gioca senza le braccia e una scarpa, perché lui riesce tra l'alluce e il melluce, ovvero il secondo dito del piede, ad alzarsi la pallina oltre il piano del tavolo da ping pong e poi con un colpo di collo riesce a servire. Il problema di Ibrahim, diciamo, nelle competizioni è il fatto che non può durare tanto, infatti è per questo che non è riuscito ad arrivare a un alloro paralimpico alle due Olimpiadi che ha partecipato, però ha vinto comunque delle medaglie nei competizioni paralimpiche destinate agli africani. E devo dire che poi la sua storia non è una storia di vittoria, la sua storia ha dato un grandissimo esempio di come si può andare oltre un handicap incredibile per la disciplina che aveva scelto. E lui infatti dice che sono la prova vivente che nulla è veramente impossibile, e la cosa di cui va più fiero, e lo ripete sempre, è che lui ha dato la possibilità a tanti disabili, anche gravi, di uscire allo scoperto, perché il problema vero, soprattutto in culture in cui la disabilità non è accettata come quella occidentale, è che il problema è proprio che si vive ghettizzati o nell'ombra, si vive nascosti, si viene veramente emarginati. Lui invece ha dato questa speranza in un continente come l'Africa, che ha disperatamente bisogno di questi esempi, perché alla fine sono belli gli esempi occidentali, gli esempi americani, però c'è poco da fare, ci sono delle culture che hanno bisogno di avere l'autoctono, il profeta in patria, certo. E lui è stato uno di questi per un intero continente. Una storia commovente e bellissima da raccontare. Ecco, lo sport appunto come anche grande palcoscenico attraverso cui lanciare dei messaggi positivi, messaggi appunto di forza, di resistenza individuale, ma anche dei messaggi proprio anche collettivi e politici. Lo abbiamo visto anche nei mondiali appunto di Qatar, l'esempio della nazionale tedesca, ecco quella foto che ormai è già storia, proprio dei componenti della nazionale con la mano davanti alla bocca per protestare nei confronti, ecco, delle censure da parte della FIFA. Ma c'è un altro anche esempio contenuto proprio all'interno del tuo testo di protesta politica, possiamo definirla così, ad opera di una grande pattinatrice, cioè Katarina Witt. Ecco, ce ne vuoi parlare? Beh certo, parliamo di un mito, perché lei è stata incoronata pattinatrice del secolo. Allora, Katarina Witt nasce in Germania Est, quindi vive il socialismo quando è giovane e vince la medaglia d'oro sia a Sarajevo nell'84, tenetelo in mente perché è lì un po' il fulcro di questa storia, e poi nelle Olimpiadi successive a Calgary in Canada. A Sarajevo lei esplose e divenne famosa per un bellissimo lungo, e lei le rimase sempre come la vittoria simbolo di una carriera. E quando poi decise di passare al professionismo, per alcuni anni non partecipò a nessuna competizione, perché prima c'era ancora la differenza fra dilettantismo e professionismo. E lei comunque nell'84 aveva vinto una medaglia per la Germania dell'Est, poi nell'89 la Germania si era di nuovo unita, e nel 94 a Lillehammer decise di tornare alle gare. In quel momento la Germania era unita, lei per la prima volta ha fatto una competizione sotto una sola bandiera, però in quel momento c'era la guerra in Jugoslavia, quindi era un'altra nazione che era divisa, non c'erano muri, però era in guerra, e siccome era stato bombardato proprio il Palazzo dello Sport di Sarajevo, dove lei aveva vinto quella medaglia così significativa che l'aveva messa in luce nel mondo, decise di portare un tributo e un messaggio di pacifismo con questa canzone di Marlene Dietrich, che è Dimmi dove sono i fiori, che in realtà era di un americano, però è diventata famosa la sua versione tedesca, e lei decise di pattinare il suo lungo sulle note di questa canzone, che è una canzone chiaramente antimilitarista, insomma è come quella, noi pensiamo mettiamo i fiori dentro i cannoni, sono queste cose che in automatico lei ha portato per la prima volta, secondo quello che ho visto, che nella mia esperienza, all'interno dell'atto sportivo.
perché se pensiamo a Messico 68 con i neri sul podio che alzano il pugno al cielo, era durante la premiazione, invece lei l'ha fatto durante l'esibizione. Lei non andava in cerca di una medaglia, era solo lì per rappresentare la Germania unita e poi di portare un messaggio di pace, ed è quello stata un po' la storia di una grandissima campionessa che a un certo punto ha voluto ricambiare qualcosa di tutta quella grande fama e anche ricchezza che le ha portato, per portare questo messaggio di fratellanza e pacifismo a chi in quel momento ne aveva bisogno e non aveva più un'identità di un paese, perché la Jugoslavia poi ha si è smembrata. E la stiamo vedendo, tra l'altro, ecco l'illustrazione proprio di Katarina Witt che ha fatto Serena. Ecco, naturalmente Katarina Witt è simbolo proprio della bellezza, insomma, dell'estetica trasportata nello sport, quindi c'è questo profondo legame tra arte e sport. Ecco, tu è vero, Serena, non sei sportiva, però insomma questo legame tra la bellezza artistica del gesto dei grandi campioni, riesci insomma a coglierlo, immagino. Certo, assolutamente, ma poi penso che l'arte abbia un legame con tutto quello che fa parte della vita, e quindi in questo senso l'arte ha uno stretto legame anche con lo sport, ma questo storicamente, perché abbiamo delle rappresentazioni visive di sport dai graffiti della preistoria nelle grotte, e quindi sono entrambe, sia lo sport sia l'arte, due discipline antiche, primordiali, ancestrali, e quindi penso che nel momento in cui queste possono dialogare nasce sicuramente qualcosa di affascinante ed interessante, fanno parte proprio dell'indole umana entrambe, e quindi ne capisco comunque la poesia anche in un gesto sportivo, che anche questo può essere arte, certo, ma di questo non ho alcun dubbio, pur da esterna. Chiaro. È importante sottolinearlo, insomma, questo legame fortissimo tra arte, sport, cultura, un legame che purtroppo si è un po' perso, diciamo, nel nostro paese, e mi riferisco soprattutto alla tendenza di associare, insomma, al termine sport soprattutto il grande evento calcistico, perché insomma quando si parla di sport nel nostro paese ci si riferisce naturalmente ai grandi club, alle grandi squadre, soprattutto all'aspetto economico, al business che ormai sta diventando predominante, senza dimenticare poi ovviamente gli scandali, la corruzione, il doping, mentre è giusto far passare questo tipo di messaggio che lo sport invece è molto di più e soprattutto, ecco, è un vicolo, proprio un veicolo di importanti valori che devono essere trasmessi. È così, Federico? Assolutamente, ma infatti lo sport nasce dilettantistico e nasce secondo dei principi, quelli famosi di Pierre de Coubertin, insomma dell'olimpismo, è una cosa molto pura lo sport. Poi ovvio lo sport si è ammodernato e adesso, se andiamo a pensare qual è l'influencer su Instagram con più follower, è Cristiano Ronaldo, nel senso un calciatore, uno sportivo. Probabilmente nel prossimo futuro, ma è una cosa di cui mi sto occupando anche io quando scrivo, che probabilmente dovremo ragionare di che cosa lo sport vogliamo che sia nei prossimi 50 anni, perché in questo momento noi stiamo prendendo una deriva molto legata al business e alla spettacolarizzazione di tutto e l'esasperazione, però abbiamo problemi comunque nel post carriera, perché tanti non solo campioni, perché il problema non è il campione che poi dopo diventa l'anchorman in televisione o scrive la biografia, il problema sono le persone dietro il campione, i gregari che ci sono in tutti gli sport, che poi quando si spengono i riflettori e non hanno magari guadagnato o abbastanza o investito nella maniera giusta, ma per proprio mancanze culturali, perché non sono preparati. Noi dovremmo iniziare a pensare che lo sport sia un veicolo di benessere fisico, psicofisico, economico per una fetta di quelli che lo praticano, e creare qualcosa di alternativo, perché l'outplacement dell'atleta è un problema serio. Dopo le Olimpiadi si alza tantissimo la percentuale di suicidi o di tentativi di suicidi di chi partecipa alle Olimpiadi. È una cosa di cui dobbiamo un po' prendere coscienza, perché non sono soltanto i mondiali ogni 4 anni la vetrina o le Olimpiadi. Però io penso che ci stia iniziando un po' questo processo di presa di coscienza, e le persone illuminate, gli intellettuali magari stanno iniziando seriamente a prendere in considerazione lo sport. Probabilmente era sempre stato relegato, come una volta erano i fumetti, che adesso hanno guadagnato un po' 3/4 di gloria. Anche lo sport sta entrando un po' più negli studi sociologici e antropologici come merita.
No, chiaro, e hai sollevato un problema molto interessante, quello di che cosa fare, insomma, al termine della carriera agonistica. Un problema veramente rilevante, anche perché tu hai citato la percentuale appunto dei suicidi, addirittura anche delle depressioni che colpiscono gli atleti che hanno passato comunque 20 anni o più della loro vita sempre a praticare una disciplina e ad avere anche un palcoscenico fisso, insomma, su cui esibirsi, e che poi si ritrovano spiazzati e devono reinventarsi completamente una nuova esistenza, anche una nuova carriera. Chi non ha avuto questo problema in realtà è Juan Antonio Corbalán, che compare proprio all'interno del tuo testo. Chi è? Beh, per chi non lo conoscesse, naturalmente un grande cestista degli anni 80, playmaker del Real Madrid, asso internazionale del basket, che però appunto al termine della carriera si è reinventato, diventando invece un luminare nel campo della medicina e della cardiologia. E quindi questo sconfessa proprio, insomma, lo stereotipo dello sportivo che abbandona gli studi, che non è una persona acculturata. Ecco, raccontaci di Corbalán. Sì, Corbalán è un esempio fantastico, secondo me, per i bambini di oggi, perché ogni tanto vogliono diventare degli sportivi per avere fama, successo e forse una vita che gli sembra più semplice di dover studiare. Invece Corbalán, che era precocissimo, lui esordì in nazionale ancora prima di esordire in primera division con il Real Madrid. Pensate, era un talento fantastico. Lui, playmaker, quindi la persona che gestisce in campo il flusso del gioco, le scelte. Lui diceva sempre: io trasformo il caos in armonia, che è una frase bellissima. E Corbalán, che era chiamato il von Karajan del basket, quindi un direttore d'orchestra, lui continuò a studiare mentre vinceva le Coppe dei Campioni con Real Madrid, e facendo medicina, come un po' tutti penso sappiano, non è una laurea che poi direttamente ti garantisce un posto di lavoro, e dopo la laurea c'è la specializzazione, il dottorato, insomma c'è un percorso che non si può interrompere e riprendere tempo dopo. E quindi lui, dopo l'argento alle Olimpiadi di Los Angeles nell'84, l'argento per la Spagna fu un risultato meraviglioso, decise di ritirarsi dalla nazionale e poco dopo anche dal pallacanestro normale, perché lui non voleva perdere quello che aveva fatto all'università. Lui si era laureato nell'80 e aveva paura di perdere tempo, avrebbe avuto ancora 4-5 anni ad altissimo livello, e invece decise di specializzarsi in cardiologia, in fisiologia, poi divenne un eminente medico dello sport. E lui, secondo me, è la storia, è una delle storie di copertina, perché poi noi abbiamo scelto delle storie di riscatto sociale, di diritti, delle storie tutte di questo genere, e ci voleva. Insieme a lui c'è anche il cricketer, il giocatore Steve Waugh, l'australiano. Queste storie che sono riuscite a trovare qualcosa di ancora più alto dopo la carriera, che è stata ad altissimo livello. Nel senso, Corbalán era uno dei più grandi cestisti della sua generazione a livello mondiale, come Steve Waugh è stato uno dei più grandi cricketer australiani, è stata una leggenda. Però poi dopo nella carriera, nel caso di Steve Waugh nella filantropia, perché ha fondato una fondazione che aiuta i bambini sia in India che in Australia, e Corbalán invece ha fatto del bene come medico e adesso dirige un centro d'eccellenza per la medicina sportiva. Insomma, alla fine, fuori classe, se lo sei su un parquet o su un campo da cricket, lo puoi essere in un'altra situazione. Cambia soltanto, come dicevo, dal parquet siamo passati al linoleum in ospedale. È vero, è vero. Ecco, una frase citata che io riporto, faccio copia e incolla e la riporto a Serena, cioè: trasformo il caos in armonia, era la missione appunto di Corbalán, possiamo dire in maniera estesa che la missione anche e soprattutto dell'arte. Ah sì, beh certo, anche poi dare una forma a qualcosa che, dare una forma diversa a qualcosa che è reale, ma poi si può raccontare e prendere tantissime altre direzioni, no? Perché l'arte fa un po' questo, anche partendo dai racconti che ha scritto Federico, poi si può iniziare un discorso molto più ampio che con le immagini trova spazio anche altrove. Ecco, io concludo questa bella intervista proprio chiedendovi, insomma, qual è la storia che vi ha colpito di più, perché io ho espresso, insomma, la mia preferenza, però lo chiedo a voi, partendo da Serena, ecco, quella che ti è piaciuto anche di più illustrare, magari. Forse
forse non che mi è piaciuto di più illustrare, perché poi alla fine tutte in un modo o nell'altro mi hanno interessato, mi hanno appassionato, però quella che così, per proprio leggendola, non c'è stato dubbio che sarebbe stata la mia preferita, è Lily Parr, ma perché mi sento femminista e riconosco in lei un femminismo del tutto naturale, spontaneo e puro, e non a caso il libro poi è dedicato a mia cugina Caterina, che lei ha iniziato a giocare a calcio quando tutti le dicevano assolutamente di no, era una bambina, io e lei abbiamo la stessa età, e lei ha iniziato in questa squadra completamente di maschi, perché non esisteva all'elementare la femminile. E quindi quando faccio un libro, sempre nel mentre capisco che quel libro lì è per quella persona lì. E mentre disegnavo Lily Parr ho capito che era il libro per lei. E quindi insomma tutto torna. Beh, insomma, possiamo dire in un certo senso che anche tua cugina è stata una fuori classe, perché se trasportiamo appunto la situazione a 30 anni fa, quando non c'erano possibilità per le bambine che volevano praticare calcio, insomma è stata una pioniera, ecco, e ha aperto la strada poi a tutte quelle bambine che invece adesso per fortuna hanno in chi riconoscersi, naturalmente le grandi campionesse del calcio femminile che abbiamo apprezzato anche agli europei, ai mondiali, sta diventando un vero e proprio fenomeno. A questo punto, ecco la parola conclusiva a te, Federico, chi è il tuo fuori classe preferito? Ma probabilmente quelli che non sono finiti nel libro, perché abbiamo dovuto tagliarli. No, però mi è piaciuta molto la storia di Jackie Robinson, che è il primo nero che ha giocato nella Major League di baseball americana, perché c'era una regola non scritta che non permetteva ai neri di giocare con i bianchi, ed è durata fino al 1947. Si gioca a baseball negli Stati Uniti da fine dell'Ottocento. E poi l'idea che lui giocava col 42 e ha esordito il 15 aprile del 47 con la folla che lo fischiava e alcuni suoi compagni di squadra che si rifiutavano di giocare con lui, diciamo che quello lì è stato uno spartiacque per il baseball, ma in generale per la società degli Stati Uniti. E l'idea che poi adesso ogni 15 d'aprile tutte le squadre, poi ovviamente è una cosa volontaria, chiaro, si può anche rifiutare, giochino tutti con il numero 42 sulle spalle, e non so, è come il giorno della memoria, sono queste situazioni che si è creato un momento di cordoglio, di cerimonia, di ricordo, di non del personaggio, ma di quanto fu epocale quella volta in cui lui scese in campo e cambiò la società di uno dei paesi che consideriamo più all'avanguardia, ma all'epoca non era all'avanguardia per niente, certo, almeno dal punto di vista dei diritti civili. Quindi Jackie Robinson posso metterlo come al primo posto nelle mie preferenze. Diciamo che è stato un personaggio fondamentale per proprio superare insomma il segregazionismo, e l'abbiamo detto, in realtà è una questione questa che l'America continua a trascinarsi dietro. Sì, formalmente è superata, ma ci sono ancora grandi passi da fare proprio per combattere le discriminazioni, le differenze. Jackie Robinson in questo sicuramente è e rimane una figura di riferimento, commemorata ogni anno appunto con il Jackie Robinson Day, davvero una splendida iniziativa. Però abbiamo scoperto che ci sono quindi altri personaggi che sono rimasti esclusi da questo libro, allora ne aspettiamo un altro per avere nuove storie e nuove ispirazioni. Beh sì, l'obiettivo è fare fuori classe 2, Serena lo sa, e saremo ben lieti, ma secondo me ne abbiamo già 15 pronte, che ce ne sono. Sì, vabbè, lo sport poi insomma fornisce parecchio materiale. Io ringrazio davvero tanto Federico Meta per essere stato qui con noi, autore appunto di Fuori Classe, e poi Serena Mabiglia, illustratrice del testo. Grazie a entrambi per la vostra partecipazione. Grazie. Grazie. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie. Ringraziamo allora ancora i nostri ospiti. Termina qui questo nostro Instant Focus. Non termina naturalmente la trasmissione, insomma, del nostro Le Fonti TV, che prosegue con tutti gli speciali di approfondimento. Quindi mi raccomando, breve pausa pubblicitaria e poi non mancate, restate in diretta con noi.